Siamo di nuovo in treno, questa è la cena sul treno, questa è sempre Cristina, ormai stiamo andando sempre a Caifan però in un villaggio diverso, questi sono i nostri compagni di viaggio che per la verità abbiamo appena conosciuto e ci dimenticheremo di loro fra un secondo, questa è la mensa del treno, moriremo prima di arrivare. Ci aspettano 8 ore di treno e poi dovremo essere giunti a destinazione. Che Dio ci mandi buona anche stavolta. Cosa andiamo a fare? Non si sa. Dove andiamo? Non si sa. Quello che si sa è che non si sa molto di quello che si dovrebbe sapere. Che è meglio. Quindi, esatto, che è meglio. E con che è meglio concluderei. Ni hao. Oh, eccoci, siamo di nuovo nell'allegra Caifan. La seconda volta stata però il nostro villaggio, la nostra meta è un villaggio diverso, questa permane essere Cristina che si è fatta i dreadlock, sembra che ci sia la nebbia, in realtà è la telecamera che è un po' appannata, adesso possiamo provare a spannarla. Sì, è anche vero. Un attimo, anche sì, anche è vero che il cielo non è che la segnale, in compenso l'umidità è del 125%, ci sono alcune persone che nuotano a mezz'aria, il programma della giornata prevede probabilmente la nostra morte o in caso di sopravvivenza adesso andiamo a mangiare, dopodiché andiamo a vedere il museo di uno che è morto e dopodiché andiamo a vedere una foresta in cui ci sono alberi da cui trovano legno per fare strumenti musicali e tombe da suonare, questo non è ancora chiaro. Questo è il gruppetto, buongiorno a tutti. Questo è il gruppetto che è composto da persone che non si sa che cosa facciano, non si sa cosa vogliano, ma che comunque sono riuscite a sopravvivere al viaggio di notte in treno. Non si sa neanche in che vagone perché non erano con noi. Ah, ni hao, 我准备明天我会走。我今天到今天要到我想去把头看看大爷。今年不到年，没给事儿，能跑走。他们啥也不来。我们 Polonia tree, che sono un po' come lemon tree, però con le foglie più facili, ci dicono, che non vuol dire assolutamente nulla. Però meglio che niente in quanto adesso dovremmo capire che altro sono. Oh no. Solo da un primo colpo d'occhio mi viene da dire che comunque non siamo a Caifan, dove siamo? A Lankao, che è tutto un altro posto pur essendo vicino a Caifan. E detto questo, questo è il presidente del distretto e questa è la nostra compagna di viaggio, nonché guida, nonché interprete, nonché colei che raccoglierà le nostre ossa una volta che verremo bolliti. Colazione, anche oggi stamattina siamo sopravvissuti, la gente qui mangia, Cristina è un cadavere, anch'io sono in condizioni assolutamente peggiori, questo è il posto dove probabilmente resteremo a vita e ad oltranza. Io non ci voglio rimanere qui, voglio tornare in Indonesia. Vaffanculo. Cosa comincia ad assumere un suo aspetto di senso? Siamo qui, gente che si ammazza dalle risate come al solito, sempre Cristina, e siamo in un sito di un tizio che ha un nome cinese che è impronunciabile per quanto mi riguarda, che non si sa cosa abbia fatto, però che a cui hanno fatto questo posto in suo onore, quindi deve aver fatto qualche cosa di importante o qualche mastodontica cazzata. Ha piantato un sacco di alberi, ok, questa è, che è una cosa abbastanza importante mi sembra. La temperatura è quella che si vede, cioè 45 gradi umidi, e ci avviciniamo verso, eccolo lì, verso la pietra tombale di questo tizio di cui speriamo ci venga raccontato.
Mao Zedong. Mao Zedong is Jerry Lewis teacher. Mao Zedong said, Jerry Lewis is a good student. Quindi di questo si tratta, questo era uno dei bravi studenti di Mao. Mao ha detto che era un bravo studente, confermando quello che veniva detto in giro, e quindi quando è morto gli hanno fatto una torta. Non so se è andata proprio così, proprio qualcosa di buono, d'altro oltre ad essere stato un buono studente, immagino abbia fatto. Scopriremo, spero, nei prossimi giorni. Le persone arrivano qua di fronte, si inchinano, dopodiché fanno a piedi due volte il giro di questo piedistallo di marmo, al che si mettono a chiacchierare esattamente davanti, battendosene altamente del luogo e delle altre persone che si inchinano, fanno le loro foto e tutti contenti vanno a casa. Questo è il nostro eroe e questo è il museo, quindi probabilmente scopriremo qualcosa di più sulla sua vita. Ci sono intorno queste coccarde di fiori che sono di plastica, alcune delle coccarde sono ancora incelofanate e penso che così resteranno, perché giustamente anche la plastica ha il suo aspetto positivo, perché buttarla via visto che c'è? Quindi entriamo nel museo e scopriamo la storia. 1826年他也是六，也教育了同治出生于山东省淄博市博山区北固山村的一户贫苦农民的家庭里。在生活极度贫困的情况下，他跟着继续上了五年小学，为他以后的成长打下了不二基础。1932年，教育了同治二十岁那年，被任委抓进博山基地，受尽毒打和折磨。后来又被押送到东北府市大山沟煤矿做苦工。 他在南京的朝市的困境下，终日忍受饥饿、艰苦劳作，稍有怠慢，就遭到更多的毒打和辱骂，过着牛马不如的生活。 Adesso la cosa comincia ad assumere un senso. Questo si chiama Jiao Yulu e il museo è fatto perché dagli anni 60 in poi ha applicato, dopo essere sopravvissuto alla lunga marcia, ha applicato una serie di riforme al sistema agricolo, facendo una bonifica dei campi che erano in condizioni terrificanti e che progressivamente si sono sviluppate e hanno consentito all'intera regione a cui lui era a capo di svilupparsi e di improntare, di studiare nuove tecniche agricole. Le riforme agricole attuali si basano anche loro sugli studi del nostro eroe. Il museo è tutto così, c'è però una sua riproduzione tridimensionale che secondo me l'hanno alzato un po' perché non era così alto. Comunque a vederlo da qui sembra un bel cinese di corporatura consistente, con la sua tazza di tè e la bicicletta che non può mai mancare. E schiacciando sempre in casa sua si vede la sedia, il tavolo, un telefono che non ha mai funzionato né mai funzionerà. E questo è il grande albero piantato dal nostro eroe, qui che abbiamo appena visto il museo. Qui fuori hanno allestito un piccolo spettacolo con l'idea di attrarre dei turisti, delle persone che vengono. Secondo me è un'idea pazzesca in questo momento, in questo modo. Comunque loro ci stanno provando, vediamo un po' qual è il risultato.
questo è un must, se non riprendo questa scritta, sente, illeggibile per quanto mi riguarda, si offendono, quindi la devo riprendere per forza. Adesso l'ho ripresa, spero che siano contenti. Nel frattempo il spettacolo, dopo un'allegra oretta, è finito. Il villaggio si è radunato tutto qui intorno, decine di persone che evidentemente non hanno nulla di meglio da fare. Anche importante il cambio dello spettacolo, hanno ricevuto una busta con un po' di soldi, penso una ventina di euro, e una scatola contenente un mappamondo. Grazie risate. Questo è il capovillaggio. Beato lui, e questo è tutto un solo villaggio radunato qui. Ora vediamo.